La questione sta tutta in vedere se le donne possano o non possano essere ammesse all'esercizio della vocheria. Ponderando attentamente la lettera e lo spirito di tutte quelle leggi che possono aver rapporto con la questione in esame, ne risulta evidente essere stato sempre nel concetto del legislatore che la vocheria fosse un ufficio esercibile soltanto da maschi e nel quale non dovevano punto immischiarsi le femmine. Vale oggi ugualmente, come allora valeva, imperché oggi del pari sarebbe disdicevole e brutto vedere le donne discendere nella forense palestra, agitarsi in mezzo allo strepito dei pubblici giudizi, accalorarsi in discussioni che facilmente trasmodano e nelle quali anche, loro malgrado, potrebbero essere tratte oltre ai limiti che al sesso più gentile si conviene di osservare. Considerato che dopo il fin qui detto non occorre nemmeno di accennare al rischio cui andrebbe incontro la serietà dei giudizi se, per non dire d'altro, si vedessero talvolta la toga o il tocco dell'avvocato sovrapposti ad abbigliamenti strani e bizzarri, che non di rado la moda impone alle donne, e ad acconciature non meno bizzarre. Come non occorre neppure far cenno del pericolo gravissimo a cui rimarrebbe esposta la magistratura di essere fatta più che mai segno agli strali del sospetto e della calunnia, ogni qualvolta la bilancia della giustizia piegasse in favore della parte per la quale ha perorata un'avvocatessa leggiadra. Non è questo il momento né luogo di impegnarsi in discussioni accademiche, di esaminare se e quanto il progresso dei tempi possa reclamare che la donna sia in tutto eguagliata all'uomo, sicché a lei si dischiuda l'adito a tutte le carriere, a tutti gli uffici che finora sono stati propri soltanto dell'uomo. Corte d'Appello di Torino, 11 novembre 1883, in ordine alla richiesta della dottoressa Lidia Poet di essere iscritta all'albo degli avvocati. Ritieni che nella professione forense esistano forme di discriminazione significative? Credo sia sempre legato a un fatto di retaggio culturale. La donna si deve sempre un po' prima affermare un po' di più, deve prima dar conto alla famiglia, quindi è come se chiedesse un po' troppo rispetto a quello che sono la sua destinazione naturale. Il genere donna-madre, che è un sottoinsieme del genere donna e che secondo me merita un'attenzione in più, nel senso che la risposta è forse più complessa, perché discriminare significa trattare in maniera diversa situazioni uguali e la donna-madre, l'avvocato donna-madre non è uguale rispetto all'avvocato uomo-padre. E su questo è inutile nasconderlo, c'è un divario, c'è una differenza retributiva che io ho riscontrato. Non credo che nella professione forense esistano forme di discriminazione legate al genere. Posso però affermare che le donne costrette ad assistere familiari non autosufficienti abbiano un compito molto difficile sul piano umano e complesso sul piano organizzativo, che richiede forza fisica e psicologica, ma soprattutto disponibilità di tempo ed economica. Io e mia moglie siamo entrambi avvocati. Io ho 46 anni, lei ne ha 42, e siamo genitori di un bambino autistico con una disabilità molto grave. Lei è stata costretta a rinunciare alla professione forense per prendersi cura di nostro figlio, il quale deve essere accompagnato presso ospedali, centri per le terapie, nonché accudito in ogni atto della propria vita. Ritieni che i criteri di scelta del professionista adottati dal cliente alimentino il divario reddituale legato al genere o all'età? Sicuramente io credo che sì, parzialmente sì. Il cliente si orienta, sì, è vero, riguarda la specializzazione dell'avvocato, però secondo me a parità all'interno di una specializzazione, penso per esempio nel campo penale, io credo che ancora ci sia questo grande divario. Ma dobbiamo anche superare, a mio parere, una pregiudiziale di non autorevolezza, ovvero essere donna nella testa ancora di tante persone significa appartenere al sesso debole.
E questo significa che si ha paura o comunque si teme che un avvocato donna non è in grado di difendere gli interessi del proprio cliente allo stesso modo invece come può fare appunto un avvocato uomo. Per la mia esperienza, ritengo che alcune materie vengano considerate più femminili rispetto a altre. Diciamo così, ad esempio, separazione e divorzi è una di quelle materie che spesso viene trattata, diciamo, o la clientela sceglie la donna perché si sente più compreso e anche, forse sono le colleghe con più empatia nei confronti della clientela. Ritieni l'utilizzo dello smart working un valido strumento di conciliazione professione-famiglia? L'ho utilizzato pochissimo io lo smart work perché divido l'aspetto lavorativo dall'aspetto familiare, quindi ho evitato di lavorare il più possibile a casa cercando di dedicare quel tempo alla mia famiglia e in modo da staccare i due propri spazi lavoro-famiglia. Il lavoro da casa consente di dedicare più tempo alla famiglia, ma allo stesso tempo è dispersivo, quindi è più faticoso concentrarsi ed essere proficui, diciamo. Il problema non è lo smart work, il problema è che se si intende che lo smart work è più semplice perché così si può stare a casa con la famiglia, è sbagliato il concetto, perché se ci sono i figli a casa non ci si può concentrare sul lavoro. Sono decenni che siamo in fondo alle classifiche sul gender gap come paese ed è il risultato di un fenomeno molto complesso, di tante cause che vanno dalla vera e propria discriminazione di genere che può riguardare le preferenze per gli uomini rispetto alle donne in tanti ambiti professionali, che va dalle discipline di studio che sono molto diverse tra uomini e donne, tipicamente per le donne sono più concentrate in discipline che danno anche meno retribuzioni, che va da un contesto culturale e familiare ancora abbastanza conservatore, nel quale quindi le donne sono ancora, fanno ancora fatica a combinare il ruolo di professioniste e quello di madri e di persone che hanno comunque un ruolo importante all'interno della famiglia. I carichi familiari, infatti, sono ancora molto sbilanciati con le donne che, anche quando lavorano, devono occuparsi della casa, dei figli e del lavoro di cura. Ora, con la pandemia, questo rischia di essere addirittura accentuato. Purtroppo si parla di she session, cioè della recessione al femminile. Cioè siamo in una situazione in cui rischiamo che quel lento, lentissimo, ma comunque costante progresso che stavamo osservando negli ultimi decenni potrebbe essere ribaltato, potrebbe addirittura trasformarsi in un passo indietro. E questo purtroppo è un elemento con il quale dobbiamo fare i conti, per cui è particolarmente importante in questo periodo discutere di questi temi, perché ci sono due cause fondamentali. La prima è che la pandemia sta colpendo in generale tanti settori che sono occupati da donne prevalentemente, quindi il settore dei servizi, ma anche e soprattutto le libere professioni, sono molto colpiti dalla pandemia e questi sono settori che in qualche modo non erano stati tra i più colpiti invece per esempio dalla crisi finanziaria, la crisi del 2007-2008, che invece era una man session, cioè era una crisi soprattutto legata al settore della finanza o dell'industria che sono dominati da uomini. Invece questa crisi, questa della pandemia, rischia di colpire più le donne degli uomini.
Il secondo elemento importante da considerare, che appunto ci può spiegare l'esistenza di una she session, è proprio quello che dicevamo prima, i carichi di cura. Allora, noi sappiamo che con la pandemia sono aumentati i carichi di cura, in particolare nella famiglia, pensiamo per esempio alla chiusura delle scuole. E tradizionalmente questo carico cade sulla donna nel nostro paese, di più che sull'uomo, e quindi ci aspettiamo che purtroppo la pandemia anche in questo senso colpisca più le donne. Abbiamo in realtà fatto anche delle indagini con delle colleghe ricercatrici e abbiamo visto che intervistando una serie di donne, un campione rappresentativo di donne in Italia con i loro partner, abbiamo visto che anche nelle coppie in cui entrambi i partner hanno lavorato a distanza durante il primo periodo della pandemia, quindi quello tra marzo e maggio, il 65% delle donne ha aumentato il proprio lavoro domestico contro il 40% degli uomini. E anche il carico di lavoro sui figli è ricaduto più sulle donne, il 77% contro il 60% degli uomini, che ha aumentato questo carico. Quindi gli uomini stanno partecipando un po' in più rispetto a quello che facevano prima, ma rimane questo sbilanciamento sulle donne, che non fa che confermare una divisione che dalla famiglia si ripercuote sul mercato del lavoro. Oggi utilizziamo questo termine di gender gap, ma siamo nel nucleo antico della negazione del femminile nelle epoche storiche e direi anche nel corso dell'evoluzione umana. Quindi il gender gap attualizzato all'oggi non è solo una questione di potere, ma è la rappresentazione storica di questa fragilità del femminile. E come ben si sa, è un po' questa colpa arcaica che è stata assegnata alle donne ed è divenuto un po' il capro espiatorio, il carburante, se vogliamo, della disparità, della delegittimazione e nei casi peggiori della violenza, anche di queste manifestazioni anche molto contemporanee, ed è diventato un magazzino cerebrale che elabora il pensiero e l'azione, quindi non solamente una faccenda culturale, come spesso si dice, ma che ha delle risonanze anche nella neurofisiologia cerebrale, insomma. Vorrei cercare di mettere in luce la relazione tra questa inaccettabile diseguaglianza tra uomini e donne e la difficoltà per le donne di far ascoltare la loro voce ovunque si decida, come si usa dire. Perché quando la rete per la parità o altre reti di donne, professioniste, studiose, eccetera, reclamano 50-50 ovunque si decide, è perché hanno in testa che oggi, 2021, la capacità delle donne di diciamo avere consapevolezza dei propri diritti, nonché doveri, eguaglia le loro credenziali educative, come usano dire i sociologi, cioè hanno studiato, detto in parole povere, più e mediamente meglio dei loro coetanei dell'altro sesso. Dunque, perché dovrebbero essere discriminate? Dalla fine degli anni 60, lo sappiamo bene, ha avuto avvio in Italia il processo di scolarizzazione di massa, che ha letteralmente rovesciato, come dire, dei rapporti patriarcali di potere che andavano avanti nel tempo, non vorrei dire da decenni, ma farei riferimento a temporalità più lunghe, addirittura direi i secoli. Ma qualcosa è successo che ha cambiato per sempre le relazioni tra uomini e donne. Il fatto cioè che le donne sono diventate via via sempre più istruite e poi ad un certo punto hanno superato l'altro genere, cioè quello maschile, dal punto di vista dell'eccellenza degli studi. Questo è successo in Italia non molto tempo fa, ma ha senz'altro cambiato i rapporti di potere tra uomini e donne.
la società politica, la società economica, la società culturale, non è stata in grado, in questo senso si può dire che l'Italia vive un ritardo in rapporto ad altri paesi, non è stata in grado subito di recepire questa capacità delle donne di diventare soggetti politici, economici, culturali a tutti gli effetti, ed ha continuato a blandirle con, a partire dalla metà degli anni 70 in avanti, i movimenti delle donne che noi tutti e noi tutte conosciamo, ha cominciato a blandirle dicendo: siamo consapevoli noi politici delle sperequazioni tra uomini e donne, ma lentamente stiamo migliorando. Abbiate fiducia, vedrete che piano piano le cose si sistemeranno. Non solo le cose non si sono sistemate, ma è accaduto questo. Le donne hanno sempre più, con dei sacrifici enormi, conquistato il mercato del lavoro, virtualmente almeno, grazie alle loro capacità e competenze, e gli uomini non sembrano aver in nessun senso fatto crescere la loro consapevolezza di dover essere di supporto alle loro partner, alle loro compagne, alle loro colleghe in questa lotta, letteralmente lotta, per il riconoscimento dei loro talenti. La struttura del pensiero è un altro ambito di visione diversa. Il maschile opera prevalentemente con una modalità gattopardiana, se vogliamo dirlo, si mimetizza maggiormente nel cambiamento, le rivoluzioni tende ad assorbirle e a isolarle. In qualche modo l'io rimane un po' piccolino e l'ego tende un pochino a debordare di più. Il pensiero femminile invece è maggiormente radicato nella cultura collettiva, che in fondo è stata una necessità di resistenza contro quella che in qualche modo è stato un destino dedicato alla cura e alla dedizione altrui. E quindi in questo senso il patriarcato ha costruito delle trappole piuttosto raffinate per consolare, se vogliamo dire, le insicurezze femminili, anche concedendo delle ricompense di carattere protettivo, quindi relegando le donne un po' a una pedagogia della fragilità che ha sempre che merita, ahimè, tutela, quindi quasi una sorta di infantilizzazione, se vogliamo dirlo, e questo chiaramente crea e ha creato un problema perché ha ridotto alle donne l'opportunità di esprimere degli autentici desideri di sé e dunque un principio di individuazione. Quando vogliamo parità di trattamento, dobbiamo essere pronte anche a, in un certo senso, subirne qualche costo. Volere il terreno di gioco livellato, volere uguaglianza di opportunità, vuol dire poi rifiutare le cosiddette concessioni paternalistiche che la politica ha sempre esercitato, considerando la donna comunque degna di qualche protezione, ma sicuramente non degna di partecipare su un terreno competitivo a tutte le competizioni alle quali partecipano i maschi. Abbiamo bisogno di considerare non soltanto le cose in termini di risultati, ma abbiamo bisogno di passare da una considerazione dei risultati a una considerazione delle opportunità, perché il principio di parità si esercita essenzialmente sul terreno della parità di opportunità. E questo cambiamento di prospettiva io lo chiamerei guardare al ciclo di vita delle persone.
La parità richiede non di guardare alle persone adulte soltanto, oppure alle persone anziane. Noi abbiamo avuto nel nostro paese, in particolare nell'ambito del welfare, una distorsione che ci ha portati a guardare al welfare come a qualcosa che riguarda soprattutto l'età anziana. Non è così. La vita delle persone comincia all'inizio. Le diseguaglianze possono già manifestarsi fin dall'inizio. E poi c'è il mondo del lavoro, c'è l'ambito, il periodo di lavoro. Stiamo guardando al ciclo di vita. Il periodo di lavoro vuol dire mettere in gioco se stessi con le proprie capacità, volere anche acquisire quell'indipendenza economica di cui parlavo prima. Ebbene, qui c'è molto da fare. Chi è che guadagna di meno? Passatemi questa terminologia un po' così, un po' tagliata con l'accetta. Evidentemente, come sempre, verrebbe da dire anche abbastanza naturale, sono le categorie più giovani della professione, perché se in una dinamica normale è ovvio che devono seguire un percorso di crescita, quindi rispetto ai loro colleghi più anziani, evidentemente hanno meno esperienza e meno capacità di far reddito, salvo l'eccezione del caso. Però rimane un dato fortissimo quello di distanza, perché parliamo di redditi dichiarati che stanno lontano in una logica di 1 a 4 se paragonati a quelli dei professionisti tra i 50 e i 60. E poi c'è quello del cosiddetto gender pay gap, cioè del rapporto di genere nell'accesso al reddito, che se confermato nei numeri presi anche dalla relazione di ADEP è veramente impressionante. Abbiamo un differenziale nella professione tra uomo e donna di circa il 45% medio nel reddito da professione. Questo ci impone naturalmente tutta una serie di ragionamenti che evidentemente non saranno sciolti in questa relazione, ma semplicemente accennati, ma che fanno capire quanto diventi urgente questo tema. Interessante da ultimo notare come, se andassimo a vedere questa pecunia, questo reddito, affiancandolo ad un altro ragionamento, cioè mettessimo in rapporto il fatturato e il reddito, quindi mettessimo in dettaglio ciò che viene dichiarato, che viene portato a casa come fatturato professionale, e ciò che effettivamente è una componente di reddito che poi viene sottoposta a tassazione, beh, scopriamo, ma non poteva essere diversamente, che questo rapporto diventa quasi 1 a 1 nel rapporto giovani e donne, il che ci fa dire, e qui facciamo un altro passettino in avanti, che evidentemente molto spesso siamo di fronte a una finta libera professione, cioè siamo di fronte evidentemente a professionisti per quanto di caratura elevatissima che però nella loro giornata e nella loro attività si ritrovano a prestare la loro attività professionale in favore di studi professionali o da altre realtà professionali, e quindi in buona sostanza sono liberi nella definizione, ma di fatto professionisti dipendenti in fatto. C'è ancora tanto da fare, e qui proviamo un attimo a calare dal generale al particolare. Andiamo agli avvocati, che è la categoria che evidentemente conosco meglio per mia professione, per mia abitudine. E qui si pone il grande dubbio quando abbiamo chiuso con fatturato e reddito, e cioè: è ancora così attuale, tanto più alla luce della pandemia, questa forte distinzione tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e professionista, o possiamo dire che stiamo assistendo a un avvicinamento di questi concetti, a una mescolanza che direi che a tratti è una brutta mescolanza, molto insidiosa, e che tende a ibridare, a portare il dipendente verso le meno tutele del professionista e ad attrarre il professionista verso quegli obblighi che sono molto più tipici del lavoro dipendente, ibridandoli. Se lo vogliamo mantenere forte questa distinzione, quindi parlare di liberi professionisti, che è un po' una cosa su cui scrivo, insisto spesso, e allora la vera libertà, è chiaro che dobbiamo dividere il mondo in due grandi categorie, senza fare grandi citazioni: i liberi professionisti intesi quasi come imprenditori, anzi imprenditori di se stessi, che la mattina si alzano, aprono il loro studio, danno lavoro a dipendenti, ad altri collaboratori, e il mondo altrettanto importante e altrettanto nobile, ma molto complesso, del cosiddetto falso libero professionista, cioè di coloro che hanno le classiche 12 fatture l'anno e si presentano con un orario d'ufficio
ufficio ed escono. E qui il ragionamento, perché insisto, va veramente scisso se noi cercassimo delle risposte sull'età e sul genere, perché il libero professionista per sua definizione assume su di sé oneri e onori, e gli oneri li conosciamo, è evidentemente una riduzione di quei sistemi di tutela storicamente che l'accompagnavano, per quanti passi in avanti siano stati straordinari. E qui è importante ragionare sulle reti di salvataggio di questi liberi professionisti, e se riprendiamo quel dato mostruoso che distingue il reddito del sesso maschile da quello del sesso femminile solo per ragioni di genere e non per altro, e che quindi è frutto della contrattazione con la clientela e che si tramuta però in quel differenziale forte a doppia cifra, e allora c'è da chiedersi qui le tutele vere sul reddito non ci sono per forza, perché non siamo di fronte a lavoratori subordinati e quindi non c'è un contratto collettivo che detta un minimo e che possa far sì che solo la parte variabile venga toccata, ma soprattutto l'avere intaccato la cosiddetta tariffa minima per nostra comodità, e quindi quel sistema di tutela che dava un minimo, che capisco per logica concorrenziale si possa essere messa in discussione, evidentemente questo ha dato un impatto, i numeri ce lo dicono, ha acuito questa distanza, che è una distanza prima di tutto culturale. Quali sono le opportunità del Recovery Fund per le libere professioniste? Ma è naturale che in un piano che vale più di 120 miliardi di euro le ricadute per il mondo delle professioni sarà molto significativo direttamente. Indirettamente credo che l'investimento sulle infrastrutture sociali avrà un beneficio soprattutto sulle donne, che sono quelle che nell'ambito della famiglia sono chiamati a farsi più fortemente carico del lavoro di cura. Per questo ho insistito nei mesi scorsi perché all'interno del piano ci sia una valutazione dell'impatto di genere all'interno di ogni misura, perché ritengo che sia fondamentale anche valutare come le diverse misure riescono a ridurre la diseguaglianza tra i generi. Quali sono le azioni che il suo ministero vorrebbe mettere in atto? Ma credo che una risposta significativa deve venire dalla spinta che dobbiamo dare all'economia nel suo insieme. Ma come dicevo prima, l'investimento sul lavoro di cura è una delle misure fondamentali in questo senso, perché credo che ci sia un'esigenza molto forte di evitare che nell'ambito della famiglia ci si debba trovare nella situazione in cui si debba scegliere tra chi deve restare a casa per guardare i figli o per dare cura a un anziano e chi può andare a lavorare. In questo caso quasi sempre a soccombere sono le donne, quindi credo che questo intervento sia un intervento assolutamente determinante. In più credo che sia fondamentale lavorare perché ci siano misure che spingono verso l'utilizzo della offerta che sono in grado di mettere in campo le donne. Da questo punto di vista credo che sarebbe interessante un gender procurement, cioè una forma di preferenza per quei soggetti economici, per quei professionisti che rispettano i criteri dell'eguaglianza di genere. Pensa a ammortizzatori sociali che possano ridurre le difficoltà delle libere professioniste? Sì, stiamo lavorando in generale per una riforma degli ammortizzatori sociali. In particolare convocheremo un tavolo sulle libere professioni che affronti, diciamo, la specificità degli strumenti correlati a questo campo, che è un campo particolare con delle proprie peculiarità. Per questa ragione crediamo, diciamo, che sia utile una serie di interventi mirati che consentono di affrontare i momenti di difficoltà e anche, diciamo, gli imprevisti che un'attività professionale o la vita stessa produce. Lei ha recentemente prospettato la possibilità di attuare due importanti strumenti: il ritorno all'equo compenso e la lotta al caporalato intellettuale. Vuole spiegarci meglio la strategia e gli interventi normativi che intende assumere? Dobbiamo tornare sull'equo compenso e dobbiamo lavorare per contrastare tutte le forme di
utilizzo del lavoro che dietro la maschera del lavoro, dell'attività professionale, in verità nascondono un'attività di carattere parasubordinato. Si tratta di trovare il giusto punto di equilibrio, anche con il confronto, per individuare soluzioni normative che affrontino questo problema. Cassa Forense propone azioni positive per la rimozione del differenziale di reddito. Webinar, promozione delle capacità professionali. Webinar, costruzione del piano pensionistico. Webinar, promozione delle capacità professionali. La metodologia del problem solving applicabile al comparto forense e nei diversi livelli di carriera, di età e in base al genere. Autocontrollo e autoistruzione finalizzati all'acquisizione di competenze e strumenti per combattere la crisi endemica del settore forense e l'attuale e futura crisi economica da pandemia. Webinar costruzione del piano pensionistico. Sviluppo del piano pensionistico nei diversi livelli di carriera e di genere. L'incremento pensionistico derivante dall'applicazione pratica degli istituti previdenziali. I benefici fiscali correlati al piano pensionistico. Conciliazione dei tempi di lavoro e di genitorialità. La legge di bilancio 2020 ha istituito il Fondo Assegno Universale e Servizi alla Famiglia, nel quale dal 2021 verranno trasferite le risorse dedicate all'erogazione dell'assegno di natalità, cosiddetto bonus bebè, e del bonus asilo nido, a cui avranno accesso anche i liberi professionisti. Sono pertanto allo studio di Cassa Forense altri e diversi interventi di sostegno alle iscritte e agli iscritti per la conciliazione dei tempi di lavoro e di genitorialità.